Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura il bollettino del Covid nella nostra regione. Sono 56 i nuovi casi accertati nelle ultime ore. I nuovi positivi hanno età compresa fra i 3 e i 78 anni. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3.245 tamponi molecolari e 4.117 test antigenici. Il tasso di positività calcolato sulla somma fra tamponi molecolari e test antigenici del giorno è pari a 0,76%. Si registra un decesso recente, purtroppo un 88enne del Chietino, che fa salire il bilancio delle vittime da inizio emergenza a 2.545. Scendono ancora i ricoveri: 52 pazienti, meno 3 sono ricoverati in area medica e 4, meno 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 1.677, in discesa di 37 unità, sono in isolamento domiciliare. Superata la quota dei 77.000 guariti, gli attualmente positivi sono 1.733, in discesa di 41. I guariti, come detto, sono oltre 77.000 e in particolare sono 77.003. Alla luce di questi dati scende al 2% in Abruzzo il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva, mentre è fermo al 4% quello relativo alle aree mediche. Entrambi i valori sono lontani dalla soglia da zona gialla, rispettivamente fissata al 10% e al 15%. I ricoveri, infatti, sono 56, ieri erano 60. In 2 settimane il dato si è ridotto più del 30%. L'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti è a quota 29, in linea con quella dei giorni scorsi. Un dato superiore a 50, unito al superamento delle soglie d'allarme dei ricoveri, determinerebbe il passaggio in zona gialla. L'Abruzzo al momento presenta dunque valori compatibili con la zona bianca. Proseguiamo ora e voltiamo pagina perché ci occupiamo del processo Rigopiano. Nominati da parte del GUP del Tribunale di Pescara Sarandrea i periti che si occuperanno degli accertamenti tecnici nell'ambito dell'udienza preliminare. Si tratta di 3 professori del Politecnico di Milano, ma la loro assenza in aula ha fatto slittare l'udienza a venerdì prossimo. Prima del rinvio, però, sono arrivate altre 2 richieste di rito abbreviato. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Udienza lampo, forse la più breve di questi 3 anni di processo Rigopiano, quella a cui abbiamo assistito questa mattina presso il Tribunale di Pescara. A causare il rinvio al prossimo venerdì 8 ottobre l'assenza dei periti nominati dal GUP Sarandrea. La rabbia di Egidio Bonifazi. Il giudice ci ha invitato a colazione a Pescara, a me che faccio 200 km e altre famiglie che vengono da Roma. Per cosa? Per farci sentire 2 nomi o 3, che non ricordo più, dei periti del BAT, e forse si presenteranno settimana prossima, ma bastava solamente un'email per dire questo, non c'era bisogno dell'udienza. Come detto in apertura, il GUP ha reso noto i nomi dei periti che lavoreranno sugli accertamenti tecnici. Si tratta degli ingegneri Claudio Di Prisco, Marco Di Prisco e Daniele Bocchiola, tutti professori del Politecnico di Milano. Sul fronte imputati anche Pierluigi Caputi, ex direttore regionale lavori pubblici, e Giuseppe Gatto, professionista che ha redatto la relazione di ristrutturazione del resort, hanno scelto la via del rito abbreviato. Soltanto Gianluca De Vico per ora ha scelto il rito ordinario. I legali dell'ex sindaco di Farindola avranno di tempo fino alla prossima udienza per presentare richiesta di rito abbreviato. Poi il GUP procederà con lo stralcio delle posizioni. Ricapitolando, sono 30 le richieste di rito abbreviato, compresa la società Gran Sasso Resort. Abbiamo chiesto di procedere con rito abbreviato sulla base di una serie di considerazioni, una su tutte, cioè che comunque il dottor Sarandrea ha deciso di disporre un accertamento peritale, quindi è una forma di abbreviato un po' più integrata, più complessa, più piena di quello che è il cosiddetto abbreviato secco che ordinariamente si celebra, e questo quindi ci va bene.
Stava aiutando un amico con alcuni lavori in casa quando ha perso l'equilibrio volando giù dal balcone. A perdere la vita questa mattina in contrada Convento a Mosciano Sant'Angelo è stato un uomo di 72 anni per il quale non c'è stato nulla da fare. L'uomo è morto infatti sul colpo per la gravità delle ferite riportate e gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L'incidente è accaduto attorno alle 10 di stamane. Da quanto si apprende, l'uomo appunto stava aiutando un amico a riparare un lavandino sul balcone, ma si sarebbe sporto troppo ed avrebbe perso così l'equilibrio. Sul posto, oltre ai sanitari, anche i carabinieri per i rilievi del caso. Proseguiamo ora e voltiamo pagina ancora una volta. Pedemontana, Ascoli Teramo e Quinto Lotto della L'Aquila Amatrice sono alcuni degli interventi che si realizzeranno dopo l'approvazione del pacchetto sisma da parte della cabina di coordinamento per la gestione della ricostruzione. Vediamo il servizio. 1.780 milioni sono riservati nel fondo complementare al piano nazionale di recupero e resilienza per i territori colpiti dai sisma dell'Appennino centrale, quello del 2009 dell'Aquila e quello del 2016. Abbiamo inserito alcuni importanti provvedimenti, noi abbiamo molto insistito perché si desse finalmente una risposta vera al tema dell'accessibilità di questi luoghi e ai collegamenti partendo dalle strade principali. Ci siamo confrontati con il Ministero delle Infrastrutture e con ANAS e abbiamo quindi ottenuto l'inserimento della progettazione dell'intero tratto della pedemontana Ascoli Teramo, del quinto lotto dell'Aquila Matrice, quindi il tratto che da Montereale arriva fino al confine abruzzese e poi verso la Salaria, quindi ad Amatrice. Sono opere importanti che servono a connettere davvero territori che altrimenti possiamo anche ricostruire e dotare magari di tutte le infrastrutture tecnologiche e digitali che oggi la modernità e la tecnologia offrono, ma rischiano di diventare dei luoghi vuoti e deserti perché la popolazione che ci deve vivere giorno per giorno deve avere il diritto di potersi muovere, di poter raggiungere il posto di lavoro, di poter raggiungere ospedali e presidi sanitari in tempo utile. Per accorciare le distanze bisogna superare una rete viaria e stradale che in alcuni casi è ferma un secolo fa, a quando le strade si facevano con la pala e il piccone seguendo le curve di livello e rendendo così impraticabili molti dei percorsi e difficile e faticosa oltre che costosa l'esistenza nelle zone, soprattutto nei piccoli centri montani. Insieme a questo ci sono tante altre misure di incentivo economico, di sostegno alle imprese, allo sviluppo, la connessione digitale, l'arrivo delle migliori tecnologie per appunto migliorare la qualità della vita e rendere questi territori concorrenziali e appetibili come territori delle aree metropolitane o di altre zone. Questo è un passo molto importante e speriamo che possa essere davvero una svolta decisiva per la rinascita del territorio, non soltanto per la ricostruzione materiale che pure sta proseguendo, ma per la ricostruzione sociale, economica e culturale del territorio. Ed oggi inizia un nuovo capitolo per quanto riguarda il centro sportivo Lenaia di Pescara. L'impianto infatti è nuovamente aperto, sarà gestito per un anno dalla Pretuziana Sport di Teramo. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino. Dopo una gestione fallimentare, mesi e mesi di sospensione delle attività con lavoratori e società sportive appesi a un filo, l'impianto Lenaia di volta pagina e riapre i battenti. Oggi è l'inaugurazione del centro sportivo, che sarà gestito per un anno dalla Pretuziana Sport. Poi la gestione dovrebbe passare al comune di Pescara, ma la società, che ha già in affidamento a Teramo la piscina comunale e il campo di atletica leggera, ha in serbo un progetto pluriennale. Era un sogno prendere in gestione questo impianto e quindi l'abbiamo realizzato. Adesso vogliamo solo dimostrare di essere in grado, così come abbiamo fatto negli altri impianti che abbiamo preso precedentemente, e poi si vedrà. Adesso lavoriamo a 12 mesi, se poi saremo bravi magari, chissà.
E intanto da oggi ripartono i corsi e si organizzano le prime partite di pallanuoto. Il centro racchiude le discipline più disparate ed è anche un polo per l'organizzazione di eventi. Abbiamo già tantissimi abbonamenti, fino a ieri c'era una lunga fila fuori dalla nostra segreteria e già ci sono delle società che ci hanno chiesto dei tornei di pallanuoto, quindi c'è veramente una grande voglia di ricominciare e di far tornare Pescara e le Naiadi a Pescara al posto che meritano. L'impianto sportivo Le Naiadi è stato protagonista nella storia dello sport abruzzese, in particolare per quanto riguarda la pallanuoto. Basti pensare all'epoca d'oro del Pescara, campione d'Italia. E ora l'obiettivo è che torni a essere una fucina di campioni. Non ci scordiamo che qui sono nati campioni come pallanuotisti, D'Altrui, Di Fulvio, che attualmente è il miglior giocatore di pallanuoto italiano, ma forse anche fra i migliori del mondo, ma nel passato abbiamo avuto anche olimpionici come Di Fulvio e Pomilvio e tantissimi altri campioni come Stiarte e tanti altri nei momenti d'oro della pallanuoto pescarese, che ha dominato per alcuni anni a livello nazionale e anche internazionale. Quindi la speranza è che le piscine possano essere riempite da giovani che fanno sport, soprattutto fanno sport, e poi è evidente che se fra questi tanti giovani che rifletteranno le piscine ce ne sarà qualcuno dotato e in grado di arrivare a alti livelli, sicuramente ci sarà, saremo tutti più contenti. Ci spostiamo nella vicina Montesilvano. Questa mattina c'è stata l'inaugurazione di un parcheggio, un giardino e un'area cani nella zona dell'ex FEA. Durante la cerimonia non sono mancate polemiche per il taglio degli alberi. Vediamo. Un parchetto per i bambini, un parcheggio per le auto e un'area sgambettamento per cani. Nel centro di Montesilvano, lungo la ferrovia, l'area ex FEA si è trasformata. Nelle intenzioni dell'amministrazione comunale anche il recupero della stazione dismessa, che potrebbe diventare un centro di aggregazione. Nel pieno centro della città, 4.000 metri quadrati circa che vengono recuperati, un'area che era completamente all'abbandono, preda di persone avventuriere, insomma, che depredavano anche quello che era rimasto. Oggi la riconsegniamo alla città con un parco giochi di 1500 metri, oltre 100 parcheggi e un'area riqualificata di 4000 metri. I fondi sono circa 500.000 euro, tutti fondi comunali. Oggi l'inaugurazione in via Boccaccio, alla presenza anche degli alunni delle primarie delle scuole Delfico e Marinelli, che hanno potuto incontrare alcuni personaggi dei fumetti. Al di là dei parcheggi che abbiamo ricavato e che saranno funzionali alla centrale, al centro di Montesilvano, in quest'area è stata predisposta un'area giochi che sarà destinata appunto ai più piccoli, motivo per il quale abbiamo voluto assolutamente che ci fossero i futuri fruitori di quest'area oggi qui a inaugurare quest'area importante di Montesilvano, un'area peraltro strategica perché è a ridosso dei Viale Europa, una delle vie più importanti della città, e Corso Umberto. E non sono mancate le polemiche che hanno generato momenti di imbarazzo durante il discorso del sindaco. Due cittadine sono intervenute per contestare il taglio degli alberi. La zona infatti era uno spicchio non cementificato tra le palazzine e la ferrovia ed ora è per due terzi un parcheggio. La perizia di un agronomo ci ha detto che le piante erano a rischio crollo. Si è difeso dal pulpito il primo cittadino. E adesso la pagina dedicata alle elezioni amministrative. Oggi è l'ultimo giorno di campagna elettorale, poi il silenzio di riflessione prima del voto. E noi chiudiamo questo viaggio che abbiamo fatto nelle scorse settimane, negli scorsi giorni, nei comuni dove verranno rinnovati i consigli con Penne, sostenuto dalla lista Penne Ribelle. Il candidato di sinistra Gabriele Frisa si definisce l'unica vera alternativa per la guida del comune Vestino. Nel programma di Frisa, grande attenzione a sanità e lavoro, con particolare riferimento ad ospedale e alla vertenza Brioni. Vediamo. Penne sta subendo da anni e anni e anni, ci troviamo non a caso davanti all'ospedale, sta subendo tagli su tagli, non solo per l'ospedale, per le strade, per la scuola, per le scuole. Non abbiamo avuto reinvestimenti per quanto riguarda l'alternativa occupazionale
tra la Brioni e l'ospedale, tant'è in crisi la Brioni taglia l'ospedale, abbiamo ricevuto che i giovani stanno scappando da Penne. Cioè riaprire i reparti, quantomeno quelli essenziali, iniziando da rianimazione, mettere nuove ambulanze, mettere nuovo personale, che non è possibile che chi va in pensione non viene sostituito. Cioè abbiamo medici e infermieri che devono scappare perché non trovano lavoro magari e vanno a Milano, vanno a Bologna a lavorare e qui mancano medici e infermieri, viviamo in un paradosso assurdo e noi iniziamo a rafforzare i reparti che già ci sono, vogliamo riaprire altri reparti, nuovi posti letto per quanto riguarda l'ospedale. Pensi che questa avvertenza possa sfociare in qualcosa di più grave? Questo è il terzo taglio che la Brioni subisce in pochi anni. Noi proponiamo, mettiamo insieme i 21 parlamentari eletti in Abruzzo, che non devono venire qui solo per eleggere o per dire tu fai il sindaco Carapizzi, il D'Alfonso di turno o il Pagano di turno, tu Gilberto fai il sindaco, ma prendi la responsabilità, far diventare una vertenza nazionale a Brioni e dire mettiamo a disposizione dei soldi, ti accompagniamo fino all'età pensionabile e tu cara Brioni non o licenzi il meno possibile. Questa è come proposta d'urgenza chiaramente, come proposta di integrazione, di quello che dicevamo prima, cioè la costruzione di incubatori di impresa, nuovi imprenditori, eccetera, 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 che acuiscono il colpo, se no l'alternativa è che i giovani scappano. Il vice sindaco sta con Angela Pizzi, cioè Ferrande, e il sindaco sta con Gilberto Petrucci, cioè mezza giunta sta con Angela Pizzi e l'altra mezza sta con Gilberto Petrucci. L'unico cambiamento siamo noi. Andiamo ad Avezzano, Monsignor Pietro Santoro lascia la guida della diocesi dopo 14 anni e nell'ultima seduta del Consiglio Comunale che gli ha reso omaggio, il saluto e il ringraziamento per la missione pastorale condotta in questo lungo periodo come Vescovo dei Marsi. Vediamo il servizio di Infomedia News. Monsignor Pietro Santoro, per il saluto che le viene rivolto Vescovo dal Consiglio Comunale, dai consiglieri comunali, ma anche dalla città in qualche modo che viene qui rappresentata, pastore di anima, è stato definito veramente con parole di altissimo valore per quello che lei ha saputo trasferire ai cuori, alle anime della nostra Marsica, resterà in Marsica, è diventato veramente amico di tutti in questi lunghi anni. Ho molto gradito l'invito del Consiglio Comunale per questo saluto. Lo reputo veramente un dono del cuore, dopo aver dato tutto il mio cuore in 14 anni nel servizio pastorale e sociale, aggiungo, perché la fede ha risvolti sociali, ad Avezzano e nella Marsica. Per cui se un'assise civica, ovviamente saluto il Vescovo dentro questa dimensione, e perché, lo dico con grande umiltà, veramente, sinceramente, perché ha riconosciuto e riconosce che il Vescovo in questi 14 anni ha camminato dentro il territorio, non si è chiuso in un bunker e soprattutto un Vescovo che ha fatto suo le speranze, i drammi, e non lo sappiamo, le gioie e le sofferenze di questa terra. Cosa si può esprimere di fronte ad una guida spirituale di questo livello? È un onore accoglierlo qui in aula consiliare e salutarlo. Quello che vogliamo esprimere innanzitutto, per usare le parole che lo stesso Vescovo ha pronunciato durante il saluto presso la cattedrale il 17 di settembre, è un semplice grazie, grazie per quello che ha saputo fare per il nostro territorio, per le anime del nostro territorio e per, diciamo, per l'opera che ci lascia. Da oggi fino a lunedì è possibile acquistare la mela dell'AISM. Volontari infatti saranno nelle principali piazze d'Italia per promuovere una raccolta di fondi per aiutare la ricerca e la lotta contro la sclerosi multipla. Dal 1 al 4 ottobre ci troverete in tutte le piazze d'Italia con il banchetto per le mele dell'AISM per la ricerca sulla sclerosi multipla. Il sacchetto pesa 1,8 kg e alla cifra di 9 euro. Il promoter anche quest'anno sarà Alessandro Borghese.
La sclerosi multipla è una malattia neurologica che si presenta con diverse forme ed può essere anche altamente invalidante. I sintomi sono svariati e hanno diversi gradi che possono portare la persona ad avere una minore o maggiore invalidità. I primi sintomi che compaiono, diciamo le prime avvisaglie, sono la neurite ottica, cioè un'infiammazione del nervo ottico che può essere un'avvisaglia della sclerosi multipla, e poi i sintomi sono svariati. Nel peggiore dei casi la persona ha una forte invalidità anche motoria e si trova a dover affrontare insomma un percorso di vita fortemente invalidante. La mia esperienza di volontario inizia nel 2018 come ragazzo in servizio civile, poi è proseguita e nello specifico un volontario si occupa delle raccolte fondi, quindi dei banchetti di solidarietà nelle varie manifestazioni che l'AISM presenta a livello nazionale durante il corso dell'anno, e allo stesso tempo un volontario può essere impegnato anche nel supporto all'associazione a 360 gradi o comunque al supporto degli utenti che usufruiscono dei servizi dell'AISM. E adesso lo sport, il calcio, tutti negativi i test Covid sul gruppo squadra del Pescara dopo la positività al tampone del giovane difensore Davide Veroli. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Sulla strada che porta alla gara di domenica contro la neocapolista reggiana, alle difficoltà oggettive di un match che opporrà i biancazzurri ad una formazione di alto lignaggio come d'altronde il Pescara, come se non bastasse ci si è messo anche il Covid-19 che è tornato a minacciare lo spogliatoio degli adriatici dopo quasi 5 mesi dalle ultime positività. Nella tarda serata di ieri infatti la società biancazzurra ha reso noto che un membro del gruppo squadra, il giovane difensore classe 2003 Davide Veroli, è risultato positivo al coronavirus, un contrattempo che ha portato un po' di apprensione nello spogliatoio pescarese a poche ore dalla sfida con gli emiliani di Mister Diana, considerando che il calciatore regolarmente vaccinato e con sintomi lievi aveva partecipato alla trasferta di martedì a Gubbio e alle sedute di allenamento fino alla giornata di ieri. Veroli, posto in isolamento, non sarebbe stato della gara, ma chiaramente in questo momento con la formazione pescarese in quarantena preparare un match in programma fra meno di 48 ore sarà un po' più complicato. Questa mattina intanto tutti i componenti dello staff del Pescara sono stati sottoposti ad un nuovo ciclo di tamponi i cui risultati hanno dato fortunatamente esito negativo. Domenica mattina ci sarà l'ultimo controllo sanitario prima della gara. Intanto Gaetano Teri continua a lavorare in chiave reggiana. Il tecnico di Floridia si aspetta dai suoi ragazzi una grande prova soprattutto all'Adriatico, dove in 270 minuti Di Gennaro e compagni hanno conquistato una sola vittoria all'esordio con l'Ancona Matelica e poi 2 pareggi sofferti con Vispesaro e Viterbese. Di contro arriva una squadra reduce da 3 successi di fila e che può vantare la miglior difesa del girone con appena un gol subito. Per quanto riguarda l'11 da opporre alla capolista, il tecnico del Pescara riavrà a disposizione Ingrosso, che dovrebbe tornare in difesa a centrocampo con Pompetti ancora out, scelte quasi obbligate, mentre in attacco dopo la doppietta di Gubbio Clemenza dovrebbe essere riconfermato nel tridente con uno tra De Marchi e Ferrari e probabilmente Dursi ancora alla ricerca della prima rete in campionato. Designato l'arbitro di Pescara Reggiana all'Adriatico Giovanni Cornacchia dirigerà Valerio Maranesi di Ciampino, coadiuvato da Amir Salama di Ostialido e Giuseppe Pellino di Frattamaggiore, quarto uomo Giorgio Vergaro di Bari. Infine una brutta notizia per il Pescara Calcio Femminile, che per sopraggiunte difficoltà legate a vicissitudini tecniche e logistiche ha deciso di rinunciare al prossimo campionato nazionale di Serie C. Ancora la Serie C con il Teramo, partita già delicata domani alle 17:30 contro la Viterbese. Le due squadre sono appaiate all'ultimo posto e ancora senza vittorie. Nel Teramo out Trasciani e con Soprano acciaccato giocherà Bellucci al centro della difesa. Boa e Cucurullo sono in vantaggio sui rispettivi compagni nei ballottaggi. In avanti toccherà a Rosso, Bernardotto e Malotti. Ascoltiamo il tecnico Federico Guidi nel prepartita. Stiamo cercando con tutta la nostra forza questa benedetta vittoria anche per sbloccarci mentalmente e che possa essere quella scintilla che
che ci farebbe intraprendere un percorso diverso, perché poi le prestazioni poi non bastano, servono anche punti che danno autostima, danno consapevolezza, danno tranquillità e soprattutto farebbero pesare meno quel benedetto pallone che in questo momento in certe situazioni pesa più del dovuto. Per quanto riguarda il Teramo, penso che troverete lo stesso Teramo in quanto intensità e voglia di fare la partita. Noi sappiamo che, questo lo dice il nostro percorso che è iniziato da poco, ma quando noi riusciamo a fare le nostre cose fatte bene possiamo essere estremamente pericolosi. Poi questo va al di là del riuscire a finalizzare o meno un'occasione, oppure a vincere o perdere le partite. Però noi dobbiamo essere orientati su quella che deve essere la nostra prestazione, perché siamo tutti convinti che se riusciamo a fare le nostre cose possiamo arrivare a un risultato positivo. Della Viterbese c'è da tenere più l'organico o il fatto che con quell'organico sia in quella posizione di classifica? No, la Viterbese è una squadra estremamente competitiva, ricca di talento, c'ha qualità tecniche, c'ha fisicità. Conosco molto bene l'allenatore, so quanto è professionale, professionista e maniacale nel preparare le partite. È una grande squadra, non dobbiamo farci abbagliare dalla classifica, perché è la classifica di inizio stagione, ma è una squadra costruita per stare ai vertici del campionato. Quindi sappiamo di dover affrontare una squadra molto forte e dobbiamo giocare bene per limitare le tantissime individualità che hanno a disposizione. Le squadre non hanno ancora vinto, è normale che ci sia insofferenza nella piazza, nei giocatori, nello staff, un po' di pressione comincia ad esserci, come è normale che sia. Questa l'abbiamo noi, l'avranno loro. Perché poi, insomma, gli sforzi che fai quotidianamente devono sfociare in un'emozione bella e positiva, perché sennò poi rischi di, come ho detto prima, di soffrire delle pressioni che non ti fanno rendere al meglio. Quindi ormai, sia per noi che per loro, penso che sia una partita molto importante. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con la prima puntata di un nuovo format per la nostra emittente, che si trasferisce, o meglio si moltiplica, dal web sull'etere, sulla televisione. Si tratta di Zone d'Ombra, un programma a cura di Antonio Del Furbo con inchieste e approfondimenti. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.